Gli avellinesi divisi sul cartellone del Ferragosto in città. Sarà Pino Daniele a suonare in corso Vittorio Emanuele per il concerto di punta del 16 agosto ad Avellino. In programma anche lo show del comico napoletano Biagio Izzo, che si esibirà a San Tommaso, e la musica del cantante Pier Davide Carone a Borgo Ferrovia, famoso per aver partecipato all'edizione 2010 del talent show Amici di Maria De Filippi e all'ultima edizione del Festival di Sanremo al fianco del compianto Lucio Dalla. All'interno del cartellone approvato dalla Giunta Comunale anche diversi spettacoli teatrali e cabaret presso la scuola elementare Regina Margherita. L'intero programma, che rientra nel budget di 200.000 euro, circa la metà rispetto allo scorso anno, sarà presentato a breve in una conferenza stampa. Vediamo cosa ne pensano i cittadini. Che ne pensate del Ferragosto avellinese? Personalmente non mi interessa, per un motivo molto semplice, perché ho una certa età, però per quello che ho sentito dire, che si spendono più di 200.000 euro per sentire un cantante, sarebbe opportuno che avrebbero fatto altre cose più importanti, perché noi abbiamo, in città di Avellino abbiamo molti problemi per la città, strade che sono rotte, marciapiedi rotti, fontane che non funzionano, e personalmente che ne devo dire? Questo è. Io sono molto critico su queste manifestazioni, perché sono soldi buttati per poche ore, vabbè, se l'amministrazione pensa di farlo va bene per loro, per me no. Pino Daniele no, a me non piace, anzi i vecchi anni 60 andavano bene, ma oggi non sono per niente cantanti. E come ha detto già l'amico, l'amministrazione ne poteva fare almeno, perché Avellino è abbastanza ingavolata su tutte le strade che sono rotte, i parcheggi, e per esempio hanno fatto la piazza San Giro da un anno fa, adesso è stata abbandonata, noi ci sta la fontanina che sono 5-6 mesi che non funziona più. Lo vai a dire e rimane sempre così. Sì, però dice l'hanno rotti i ragazzi, ma se ci sta la manutenzione è meglio. Quindi questa manifestazione può andare bene per i ragazzi, però ne potevano fare almeno. La parte mia è negativa, dico io non mi interessano queste cose, quindi mi fa piacere per la città, però io non ci sarò perché non. Pino Daniele va bene come tipo di musica, eccetera, mi piace. Beh, sicuramente Pino Daniele è musica di qualità, però in ogni caso a volte speriamo che possa arrivare finalmente qualcuno di internazionale ogni tanto qui a Avellino a Ferragosto e non i soliti dei dintorni.